È stata una collaborazione che è iniziata quest'estate. Abbiamo deciso di fare la festa degli auguri, che è la festa, diciamo, natalizia dei nostri club insieme, e di farla presso la scuola. Con l'occasione di questa festa abbiamo deciso anche di raccogliere attraverso una quota che pagano i nostri soci per la conviviale, oltre a fare una pesca di beneficenza, per cui abbiamo raccolto una somma abbastanza considerevole al fine di regalare alla scuola, quindi di donare alla scuola delle divise da consegnare ai ragazzi che hanno più difficoltà, diciamo, ad acquistarle. Quindi loro dopo le danno in comodato d'uso a questi ragazzi, per permettergli appunto di avere la divisa come gli altri, di essere al pari degli altri. È stata un'iniziativa che ha trovato un bel seguito da parte dei soci. Abbiamo avuto un sacco di premi, quindi un sacco di venditi, di biglietti venduti, e siamo riusciti a fare una cifra notevole. Abbiamo speso parecchi soldi per questa scuola grazie ai fondi PNRR PON, quasi 600.000 euro, però ecco, la scuola come struttura. Invece, quello che amo un po' dire io è che la scuola è soprattutto fatta di persone, di relazioni, in particolare gli studenti, ma anche i docenti. E quindi ecco, si era deciso di fare qualcosa più che per la scuola, ecco, a livello struttura, la scuola persone. Nel biennio i ragazzi, che si iscrivono in prima, quindi, in realtà fanno tutti e tre i percorsi, quindi, che ci sono nella scuola: accoglienza turistica, sala e cucina. E quindi comprano tre divise, o meglio, noi per cercare di evitare una spesa eccessiva cerchiamo di prendere dei pezzi che servono per una cosa e un'altra. Quindi di fatto noi riusciamo a coprire l'esigenza di sei ragazzi, quindi ipoteticamente, diciamo così, tre divise per ogni ragazzo. Quindi ecco, c'è stata una bella cosa. E mi piace dire questo perché appunto siamo una scuola dell'ospitalità, dell'accoglienza, e quindi dobbiamo viverla anche proprio con i nostri studenti. Quindi grazie ai Lions, e questo penso di poter dire che sia l'inizio di una collaborazione che andrà ancora avanti con i Lions Club. Questa collaborazione iniziata e quindi concretizzatasi in occasione della festa degli auguri continuerà, perché noi ci teniamo che questo istituto, che è una realtà molto significativa di Pesaro, quindi si sviluppi e cresca. La cucina fa parte un fatto culturale, fa parte della cultura, e quindi Pesaro, che quest'anno è la capitale della cultura, quindi ben si inquadra anche questo segmento, insomma, della nostra città.